Beh, in un'estate dove non ci sono stati eccessi né in un senso né nell'altro, nel senso quest'estate viaggia nella sua massima normalità meteoclimatica, non ci sono stati eccessi di caldo, di ondate di caldo feroci, soprattutto persistenti, non siamo in surplus pluviometrico, al contrario, non siamo in deficit pluviometrico, quindi in siccità. Insomma, in un'estate che viaggia nella sua massima normalità c'è anche il passaggio di una perturbazione nord-atlantica. Avverrà nel corso di questo weekend. La giornata peggiore sarà sabato, quella decisamente migliore sarà domenica. Sabato 1 luglio, spiccata instabilità in tutto l'Abruzzo. Qua e là avremo dei rovesci, dei temporali, degli acquazzoni. Non è un peggioramento omogeneo che abbraccerà tutta la regione nello stesso modo e nelle stesse tempistiche, ma si tratterà proprio di instabilità, quindi instabilità irregolare, quindi da una parte potrebbe fare un temporale anche di forte intensità a pochi chilometri, casomai no. Insomma, ecco, la classica instabilità atmosferica. Quindi occhio alla giornata di sabato, perché qua e là per il territorio regionale potremmo avere rovesci, acquazzoni e temporali, non solo sulle zone interne montuose, ma anche verso e sulla costa. Vento in rinforzo, mare molto mosso e temperature in diminuzione. Domenica la perturbazione già ci avrà lasciati, quindi netto miglioramento, cielo che tenderà a divenire sereno o poco nuvoloso. Ci sarà ancora un pochino di aria fresca in quota. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che nelle ore pomeridiane, sulle zone interne montuose, domenica potremmo avere un po' di instabilità qua e là, qualche locale veloce rovescio, acquazzone o breve temporale. Ventilazione ancora da nord-nord-est, tenderà a diminuire la sua intensità, si farà sentire soprattutto sulla costa dove il mare sarà ancora mosso. Temperature in ulteriore diminuzione nei valori minimi, con un primo aumento nei valori massimi. Beh, prima di salutarvi, belle notizie, buone notizie per la prossima settimana. Tornerà l'alta pressione delle Azzorre, probabilmente ci interesserà per tutta la settimana, e da metà settimana in poi direi che potremmo anche avere un po' di caldo in più, perché l'alta pressione delle Azzorre potrà pescare un pochino di aria calda dal Nord Africa. Quindi, dopo il passaggio di questa perturbazione, godiamoci il bel tempo della prossima settimana.